Lo sapevate che ci sono dei frutti che possono avere delle funzioni addirittura antidolorifiche e che comunque possono aiutare moltissimo il nostro metabolismo? Mi riferisco ad esempio alla pesca bianca. La pesca bianca ha davvero delle proprietà straordinarie. Pensate che prendendo una pesca bianca, la fate a fettine sottili. Su ogni fettina mettete un pochino di sale fino, sale marino fino. Questo tipo di assunzione che si prende uno spicchio ogni tanto per diciamo un lasso di tempo relativo, le potete anche mettere in frigorifero, poi ogni tanto ne prendete una e la mangiate, poco sale ovviamente. Pensate, questo ha una funzione. Quando ci sono ad esempio tutti quei dolorini che si sentono, che si avvertono, eccetera, quindi ha una funzione di aiuto contro questi fastidi, un pochino di dolore ed è importantissima per la detossinazione del fegato. Tra l'altro, lo iodio che è contenuto sia nel frutto che nel sale fino marino aiuta il metabolismo. Perché? Perché stimola la tiroide. Quindi avete visto come la natura in realtà ci regala delle cose straordinarie che ci possono aiutare sia dal punto di vista epatico, e sappiamo quanto il fegato sia un po' il regista di tutto il nostro organismo, sia dal punto di vista proprio di eliminare quei doloretti che a volte ci, come posso dire, infastidiscono la giornata e che possono, ripeto, essere aiutati con dei rimedi semplici, pesca bianca, sale marino fino, la pesca tagliata sottile, un pochino di sale e ogni tanto ne mangiamo uno spicchio.